Ciao a tutti coach, ben ritrovati alla vostra Adrenaline Chrome 1 su Ever Oasis. Ok, dato che nello scorso episodio non l'ho fatto, visto che è avvenuto abbastanza lunghetto nonostante tutto, ho deciso che oggi, come appunto dissi, andremo a fare una delle missioni principali. Però c'è qualcosa che non mi riporta. No, nelle cure no, dai. Negli impegni. Un certo languorino, cactus secco. Allora, il cactus secco si prende praticamente dove devo andare a fare la missione. Quindi bisogna parlare con Evia, che non mi ricordo se è lei. No, lei è Lily. Io i nomi ho detto sono proprio negato. Ah sì, le bibite. Lei è Evia. Dunque devo parlare con Evia per andare al villaggio di quella specie di coyote che abbiamo incontrato nell'episodio di ieri, e vedere appunto se c'è qualcosa da fare di importante. Dobbiamo portargli delle bibite, ha detto Esna, però vediamo. Andrea, cosa è successo? E gli raccontiamo appunto quello che è successo. Cosa, il villaggio alle Conan nei guai? Beh, allora farò meglio sbrigarmi a preparare le bibite. Andrea, dai una mano anche tu. Ok. Allora, bisogna che mi porti un po' di ingredienti. Iniziamo con 10 foglie di cactus, proseguiamo con 3 pezzi di corteccia fresca e concludiamo con un cactus Kalahari. C'è un problema però, qui dintorni non ci sono né cortecce fresche né cactus. Dovresti trovarli nella selva Kalahari, in fondo al tunnel Cascasabbia. Per raccogliere le foglie forse puoi affidare la spedizione a qualcuno. Ok. Vediamo un po'. Ah, raccolta per le ricette. In fondo al tunnel Cascasabbia. Potrei arrivarci anche teletrasportandomi dal punto di salvataggio, vediamo un po'. Allora, per le foglie di cactus. No, non è lei. Eccolo qua, con Shora bisogna parlare. Spedizioni. E mandiamoli dunque per la polpa. Foglia di cactus al dune di Bahar. Più oggetti da raccolta. Membri. Ruben, ok, Elana e 2 livello 5, no, vuoi andare questa spedizione? No. Mettiamo... Ah, Ruben è a livello 7, ah ok, allora va bene così. Raccogli i materiali, progetti la raccolta e start allora, partenza e via. Ok. E loro vanno. Dunque, devo andare al tunnel Cascasabbia. Vabbè, vediamo un po' un attimo dov'è. Intanto mi sono portato al livello 10, volevo dire, che mi sono giusto... Ho farmato un pochino. Ah, là sta il tunnel Cascasabbia, eh sì. Intanto combatto un po' di mostriciattoli qui e raccolgo un po' di polpa, perché comunque sia serve sempre. Polpa di cactus. Serve per fare le bibite normali. E anche per fare pozioni e cose varie. Dunque, in fondo al tunnel Cascasabbia. Ma questo non è il deserto di detriti? Il tunnel di detriti, voglio dire? Ah, però perché si va di là? Ah, ecco dov'era! Mi sembrava, infatti. 1, 2, 3. Posso fare l'attacco triplo? Dato che ho imparato una nuova tecnica. Inoltre, se premo R, non L, con L si mira. Se premo R, praticamente mi potenzio tutte le statistiche. Intanto combatto contro un po' di nemici, anche se scrausi, però intanto danno punti. Ah, le foglie di cactus da questi qui mi sembra che si ricavino. No, sì, anche. Allora facciamo così. Ne prendo anche un po' da qui, le prendo. Dato che ci sto. La polpa e la foglia, bene. Meglio di questo che vuoi. Ciao, Spinadillo. Crepa! Mamma mia. Devastato. Altro che sabato sera in discoteca questo. Ma sì, vai, un altro. Dove vai? Sono qui. Neanche buono ammirare.
Non mi ricordavo che fosse qui. Più in profondità, I cactus gemelli anche danno le foglie. Vabbè, intanto le raccolgo. Che servono anche per i tamburi le foglie. Non solo per la missione che sto svolgendo in questo momento. Pesciolini? È andato anche lui. C'è altro? No. Non ho capito una cosa. Io questi, anche provo la magia del vento doppia, non gli fa nulla. Che poi qui già ci sono venuto per prendere, mi sembra. No. Ci sono. Sì, ci sono venuto, ma non mi ricordo per cosa. La mia memoria è pessima, sappiatelo. Ah, che forse non l'ho completato poi. Infatti, mappa. Non è neanche al 100% la mappa. Non è che dovevo per caso venirci con un bulbino particolare? Eh sì, per forza. Torniamo all'Osi. Ah, rieccomi qua. Già, quello mi sa sparare, già mi sta sulle scatole, eh. E do arriva, do arriva. Ehi, carro! Ma è vero che se ti attacco tu non tiri più le tue boh, qualcosa. Non so cosa lancia, ma qualcosa lancia. Ok, è andati i cactus gemelli. Sì, però sembra molto costipata la bulbina, eh. Non per dire nulla, però insomma, un pochino più. Oh, Gesù. Dai. Attacchiamo sto coso. Ma anche lei è una maga per caso? Ma se questo mi porta qui, là come ci arrivo? Boh, non mi interessa. Oh, qui c'è il portale per salvare. Ci fa salvare. Allora c'è qualcosa che. Oh! Ah, io qua ci volevo venire poi, l'ho detto in un episodio. Selva Kalahari. Bello. Mi piace. Mi piace, mi piace, mi piace. Vedo nuovi nemici. Oh, ragazzi, qua sarà fighissimo. Oh mio Dio. Scoppiano solo? A quanto pare scoppiano solo. Ah, questi cosi. Scoiattostrello. No, da paura, dai. Probabilmente devo farlo atterrare con la magia del vento. Però vabbè, io attacco solo perché sono stupido. Io non vado di strategia, ragazzi. Ma che vi pensate? Che sono come tutti gli altri? Io attacco solamente. E invece no! Sono anch'io uno stratega! Uno stratega penoso, ma sono anch'io stratega. Queste foglie ci danno qualcosa? Cactus coda. Ah! Corteccia candida. Ah, cactus secco! Ah! Trovato il cactus secco che mi serviva, anche corteccia fresca. Bene! Vieni qui, piccottino di papà. E muorici però. Andato. Grazie per l'aiuto, ragazzi, come sempre. Pam pam. Pam pam pam. Questa musichetta mette ansia. Oh. Cactus rosso. Basta che mi dà materiale. Bene. Scendiamo. Tanto cosa abbiamo finito a controllare. Sto posto per farmare. Mi sa che è. L'ho visto, ma non me lo punta. Ah no, è solo lì sopra, quindi non me lo punta. Eccolo. Cosa? Oh mio Dio. Puntalo. Mannaggia, sorreta. Vabbè, ragazzi, quando esce San Benedettese, cacchio, eh.
Vuol dire che la cosa è grave. Oh! Eccoli, nuovi nemici. Tigroniglio. Ah, il Tigroniglio ora è così, è semplice. Oh, non ti azzardare mai più, hai capito? Stai a cuccia. E allora qua non ci capiamo, eh. Mo' c'è andato a cuccia, vediamo un po'. Questo qui che mi dà? Cactus rosso? Sì, ok. Corteccia candida. E corteccia fresca, bene. Oh mio Dio. Eh no, quando ci vuole accurarsi un po' ci vuole, eh. Dai, mo che è a terra. Ok. C'era un suo amichetto là sopra, se ci vede. Perché sennò non posso andarlo a prendere. No, niente. Rimarrà là sopra a vagare da solo per l'eternità. Il deserto Kalahari, il nome mi ricorda molto il deserto Calamari di Super Mario. Ah no, è comparso dal nulla. Oh, stai buono, eh. Non mi fa arrabbiare. Che si sia riformata un po' di roba? Almeno posso prendere altro cactus secco. Era qui, non ci sono. Non l'avevo visto qui. Ah, devo salire da là sopra? E come ci salgo qua sopra? Ah, da là dietro. Ok, no, ci vado perché almeno posso prendere un po' di materiale. Serve sempre il materiale, ragazzi. Ah, ma qui la strada è bloccata. Levi, per favore. Ottimo lavoro. Ehi, quanta gente. Quanta bella gente che c'è qui. Ok, qua no, qua la mappa si conclude, niente. Oh! Fai l'indifferente, fai. Ah, di quanto? Mi ha preso proprio per sbiego, mi ha preso. Vabbè, quello non ci dà fastidio. Che c'è? Che è successo? Evviva Andrea, ha raccolto 3 cortecce fresche. Bene, continuiamo a cercare gli altri ingredienti. Ah. Cavolo. Ma sono matti questi. Qui dove si va per di qui? Ah, passo di Ruzzolerba. Non mi ricordo chi, ma mi ha chiesto per la missione. Ah no, questo non è. Ok, questo chi è? Eh sì, tranquillo. Ehi, piano! Isaac! Ehi, tu, appena in tempo, mi chiamo Isaac. Come puoi vedere, sono un semplice libraio. Ok. Cosa? Guardarmi non si direbbe. Beh, non importa. Fammi un favore, dai un'occhiata laggiù. Secondo un libro che ho letto sull'argomento, quella pianta luccicante cresce unicamente qui e si chiama Cactus Kalahari. Mi piacerebbe molto guardarla da vicino, ma non riesco in nessun modo ad arrivarci, capisci? Io ho capito invece. Non sapevo che anche tu fossi in cerca di Cactus Kalahari. Non potevi arrivare in un momento migliore. Se puoi usare l'abilità ricerotolante, ti prego, aiutami. Sa, capisco, pare proprio che tu non possa darmi una mano per il momento, un vero peccato. Ma non mi darà per vinto tanto facilmente. Ok, porterò con me qualcuno che sappia usare l'abilità riccio. Ma prima? Oh. Chi è? Ma questo c'ho un'altra abilità per questo. Però ragazzi, la porta qui è aperta. Quindi se io andassi a dare un'occhiata. Oh va! Questo qua è. È il tipo di ieri. Ma tu vieni da quell'osi? Cosa ci fai qui, Salam? Vuoi portare una bibita nella icona?
Nonostante io volessi rubare la vostra acqua, ti ringrazio e ti chiedo scusa. Starò qui ad aspettare. Quando la bibita sarà pronta, dirigiamoci al mio villaggio. No, ragazzi, non c'è un punto per teletrasportarsi qui, qualcosa del genere? Pronti? Ok, apriamo questo. Ah, Timo, buonanotte. No, mi serviva piccolo fiore, veramente. Però, se Roto poteva andare lì... Allora, il bulbino l'ho portato. Vuoi che finisca a te? Sì! Ho capito! Ho capito. Mi dispiace Levi, ma purtroppo... Allora, andiamo subito con Isaac, che può sicuramente usare quel punto lì, vero? Fatemi indovinare. Dai un'occhiata a quel fiore. Ok. Ah. Buono. Ah. Chissà perché ho l'impressione che ci sarà molto utile. Dunque, questo è il cactus Kalahari, ed è proprio come era descritto in quel libro. Oh oh oh. Ma certo! Ti ringrazio per merito tuo, la mia sete di sapere si è placata. Questo portalo pure con te, a me non serve più. Ah, lo volevo solo vedere. A proposito, tu sei un germoglio di grande albero, giusto? Allora hai già creato una tua oasi? Ah, tutto chiaro per una mente erudita come la mia. Sarà stato il destino a farci incontrare. Bene, vorrà dire che molto presto farò una visita alla tua oasi. Evviva Andrea! Hai trovato il posto in cui cresce Cactus Kalahari? Bene, continuiamo a cercare gli ingredienti. Ma come continuiamo a cercare gli ingredienti? Ho fatto! Voleva 3 pezzi di corteccia, 3 foglie di cactus e un Cactus Kalahari. Le foglie di cactus non ce l'ho? Nubit. Andrea, come va con la mia richiesta? Vuoi consegnare 3 unità di cactus secco? Sì. Mille grazie, con i cactus secco si preparano degli ottimi spuntini, ma ne uso sempre troppo e mi finisce subito. Ma ora basta parlare di me. Prima di tutto devo ringraziarti. Accetta questo dono, per favore. Abito nero bianco. Quindi Nubit... Oh, diventa un abitante. E dovrebbe crescere l'oasi a questo punto. Che già mai favore ricevuto non venga ricambiato. La sottoscritta ti giura eterna realtà. Sì, quella che parla all'antica. Ah, bottega di spuntini. E siamo a 22 bulbini. Quindi, anzi, 22 abitanti. Quindi... Forse ancora non può crescere l'oasi. Ah, sì, invece sì. Bene. Posso mettere una nuova bulbottega, però deve crescere. Dunque, dato che l'oasi può crescere di livello, in questo momento posso anche piantare più roba. Panchi in erba, negozio dei gingilli. A questo punto qui pianto gli spuntini. E dovrei far salire l'oasi di un altro livello per far sì che io possa piantare anche la bottega di libri. E a posto. Terminiamo la gestione. Oh, un serca. È un serca? Sì, è un serca. Ma non è Isaac. Michelet.
Oh, in quest'oasi l'aria fresca e profuma di buono. Stark è incredibilmente energico per la sua età. Il suo segreto sono gli spuntini. Eccolo! Eccolo! Oh, appena piantato il negozio, subito arriva il Stark. Probabilmente è correlato al fatto che ho fatto appunto la bottega di spuntini. Eccolo qua, Michelet. E così tu saresti il capo? Sì, mi chiamo Michelet. A una certa età i miei giovinastri mi fanno un baffo. Detto tra noi, il segreto per essere sempre in forma sono gli spuntini. Mangiare il tuo cibo preferito è lo scopo stesso della vita. Un negozio di spuntini, mangerò fino a non poterne più. Però ha due richieste. La seconda qual è? Guarda che volto affascinante, morbido come un budino. E non guardare la pancia, concentrati sulla faccia. Comunque, cerco un po' di pelo di tigronillo. Ehi, ce l'ho, ce l'ho! Ce l'ho il pelo di tigroniglio! Ehi, caro! Ah no, non ce l'ho. Merda. Foglia di cactus su 11. Benissimo! Evviva Andrea, ha raccolto 10 foglie di cactus. Adesso tutti gli ingredienti per la bibita. Portali alla bottega di Evia. Ma come ho detto nel prossimo video, io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto. In descrizione come sempre trovate i link per Facebook e Twitter. Inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti e come sempre ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!